Hector a Castiglione dei Peboli per il Crime City Comics di Dylan Dog. Incontreremo gli organizzatori, faremo qualche ripresa per questo appuntamento speciale di Bloody Cult 2. Volevo chiederti come la mettiamo con l'Expert Horror che l'abbiamo lasciato fuori. Non l'abbiamo detto. Dici che se la prende? Speriamo di no. Sentiamo da lui, sentiamo cosa dice, mettiamoci in collegamento. A tra poco con il Crime City Comics, Bravi, mi salutate. Voi al Dylan Dog a divertirvi e io qui a fare i sughi. Vabbè, questa me la lega al dito. Comunque, parliamo di Dylan Dog. Il sottoscritto ha scoperto Dylan Dog nel 1986. Non mi fate fare il conto di quanti anni sono passati. Mi viene male. Sappiate solo che avevo 14 anni e come buon 14enne ero innamorato dell'orrore. Il cinema horror era il mio pane quotidiano. Beh, un giorno in edicola, visto che spesso andavo in edicola a spendere un sacco di soldi, vidi fare capolino un album a fumetti, nuovo di zecca, mai visto prima. E però il titolo era interessante. Dylan Dog. E sotto c'era scritto L'alba dei morti viventi. Mio. Subito. Ricordo che tornai a casa di corsa e lo lessi tutto d'un fiato. Poi lo rilessi e lo rilessi ancora. Fu una rivelazione. Parliamo proprio di cinema e di Dylan Dog. In un video precedente abbiamo parlato di un film a me molto caro, Della morte e dell'amore, che è una trasposizione cinematografica dell'universo di Dylan Dog. Ha la stessa atmosfera, che non si prende mai sul serio, anche un po' metafisica, filosofica, insomma un bellissimo film di Michele Soavi. C'è stato anche un tentativo americano, purtroppo è una puttanata inguardabile, incredibile. Il personaggio di Dylan Dog è tutt'altro, non è un investigatore che tira pugni a destra e a manca, grossissimo, no. Dylan Dog, il film, è stato veramente un grandissimo tradimento, perché ne ha tradito lo spirito. E la cosa interessante del fumetto creato da Sclavi è proprio lo spirito che lo contraddistingue. Non è mai serioso, o quando lo è, e a volte è anche commovente, attenzione, lo è sempre in punta di piedi, ci arriviamo per gradi, sbaglia spesso, si innamora ogni episodio, insomma è un personaggio da amare in modo incondizionato. La cosa più interessante da notare di Dylan Dog e il cinema è il rapporto strettissimo che hanno questi due mezzi, il fumetto appunto e la celluloide. Alcuni albi di Dylan Dog sono veri e propri film presi e messi in fumetto. Penso al numero 12, Killer, che è Terminator. Penso agli Uccisori, il numero 5, che è uno dei miei albi preferiti in assoluto. Non è altro che La città verrà distrutta all'alba di Romero. Lo stesso Alba dei morti viventi è un omaggione a Romero. In tutti gli albi, spesso e volentieri, ci sono tante citazioni cinematografiche, e questa è una cosa intanto non banale. Per alcuni può sembrare una scorciatoia, ma non lo è. È una cosa non banale ed è trattata in modo estremamente intelligente dagli autori, da Sclavi in primis. E quello che fa alla fine della fiera è dare degli input ai lettori. Il lettore medio, quando legge Dylan Dog e trova il riferimento al fantasma del palcoscenico di De Palma, molto probabilmente, non è scontato certo, ma molto probabilmente andrà a recuperare il capolavoro di De Palma e forse lo guarderà. Ecco la cosa interessante. Dylan Dog, creando un universo così variegato, così folle, ci sono ci sono alcuni album che spaziano da un genere all'altro. Troviamo un album che è identico a Fuori Orario di Scorsese, ne troviamo un altro che cita Matheson. Insomma, questa è la ragione per cui Dylan Dog rimane e rimarrà un esperimento vincente. Sì, il personaggio, i personaggi, le spalle sono interessantissimi, ma l'universo che va a costruire e il lavoro di ricerca che c'è dietro nel comporre un album a fumetti di questo tipo è enorme.
Bava, Romero, Carpenter, c'è veramente, veramente di tutto. Quinto Potere, c'è ogni cosa, mi vengono in mente miliardi di titoli, veramente. Ed è interessante leggere gli albi e magari trovare le analogie con diversi film. Ecco la ragione per cui Dylan Dog, anche se non lo compro più, mea culpa, mi è rimasto nel cuore e rimarrà sempre, avrà sempre un pezzettino del mio cuore. Ecco, una stanzetta del mio cuore sarà sempre libera per Dylan Dog, per Grucio, per l'ispettore Block e per una marea di donne di cui Dylan Dog puntualmente ad ogni episodio si innamora, perché ricordiamo, lui si innamora. Insomma, tanti, tanti personaggi, tante avventure, tante citazioni, tanto, tanto bel cinema. Preso, frullato, rimasticato e messo in bianco e nero per noi. Diversi da quelli della casa editrice, che la casa editrice propone
appuntamenti che erano più granitici, come quelli di Tex, Stefano Manzago, avventurosi, più bidimensionali, nel senso positivissimo del termine. Io amo Tex, Manzago, Erasmo, Stefano. Il Landog ha voluto dare una stratificazione tematica e fortunatamente il pubblico ha ricevuto in quel momento. Per quanto riguarda invece il concorso che viene effettuato appunto al Crime City Comics, è alla terza edizione anche lui, da Ruby Inc., ci sarà tanto inchiostro, 24 ore per realizzare tre tavole complete di un fumetto, dove noi come organizzazione diamo semplicemente qualche traccia, quindi in quest'anno poi magari Marco spiega meglio l'evoluzione del contest, abbiamo 23 partecipanti un po' da tutta Italia e in queste 24 ore devono realizzare questa storia completa di almeno tre tavole con dei vincoli legati a questi campi peppoli, quindi nel nostro territorio dell'Alto Tunino, insomma. Quindi c'è anche un'associazione appunto per uno sbaglio, fumetti e anche territorialità, cioè comunque promuovere tutto questo festival anche come scopo, anche la promozione del territorio. Esatto. E nello specifico di Castiglione dei Piepoli, che comunque in questi giorni si può dire che venga trasformato in una Londra di Landochiana. Esatto. Cioè, questo esatto. È il clima che si sta. A Londra non ha mai fatto così caldo. No, direi di no. Anche perché poi tra l'altro ci sono comunque diversi eventi in programma, anche l'invasione del zombie, che comunque è già a secondo. Poi noi i mostri ce li vendiamo in barra, sai, provincia tanti mostri, quando usciranno fuori con la Bodeo. Una domanda, l'ultima, poi vi lascio liberi, ma vi chiedo, a parte sono sicuro che ci sarà una nuova edizione del Crime City Comics, però vi chiedo, ecco, cosa si può fare e se questo esempio, proprio per l'unione dei territori, anche per il discorso dell'unione dei comuni, cosa si può fare più in grande, anche secondo il nostro parere, per promuovere queste attività, di questo tipo, che comunque richiamano un pubblico di tutte le età, cioè anche di Landolfi, certo. Cioè, che come pubblico ha abbracciato diverse generazioni, ed è forse il fumetto della Sassuolo Editore più popolare, diciamo così, sì. E molto comunque più attuale. Ha saputo evolversi negli anni, comunque il personaggio è rimasto lo stesso cambiando diverse sfaccettature, anche quest'anno e contorno sono stati molto più approfondite, le storie sono diventate più mature rispetto agli esordi, che comunque erano molto molto belle. Ecco, una cosa del genere si potrebbe secondo voi proporre in tutti gli altri comuni oppure potrebbe essere ampliata? Noi lo proponiamo già da due anni, visto che comunque abbiamo l'aiuto in prima battuta sicuramente della Castiglione dei Piepoli, che ci patrocina e ci aiuta su tutti i livelli, quindi dal più basso, che è quello della gestione degli spazi o della logistica del territorio, fino a quello più elevato, per cui i collegamenti diretti con l'Unione dei Comuni, che appunto sostiene questo evento. Noi abbiamo già proposto di portare il pacchetto Crime City anche all'Unione dei Comuni. È chiaro che ci vuole una crescita e una forza che un'associazione comunque giovane, quella che siamo, nel senso che comunque ha solo tre anni di vita, senza scopo di lucro, quindi comunque noi abbiamo un altro lavoro e questa cosa ci prende tante risorse. Noi anzi cogliamo l'occasione con questa intervista di dire agli altri comuni che può essere un'occasione appunto per portare nell'alto Appennino bolognese una manifestazione comunque di risonanza nazionale, se più di nicchia, quindi la nostra idea è quella. Comunque io ribadisco anche il concetto di grande soddisfazione e grande riscontro anche da parte degli autori stessi, perché circa un anno fa mi è capitato anche di intervistare Jessica Benaldo, che è stato ospite, sì. Proprio poco dopo è stato ospite, ed era rimasto assolutamente estremamente soddisfatto, estremamente contento. Anche Gigi è troppo buono, poi gli ho legato nel lettore, così. Il fumetto, il numero preferito nostro è di Landolfi, non potete non dirlo a questo punto. Uno secco? Sì. Uno secco. O il personaggio, numero, storia e personaggio preferito. Mi mette ancora più difficoltà. Numero secco, dico. Prima Bacigliere diceva gli orrori del turquando, sono quasi d'accordo, ma dico la casa degli uomini perduti, personaggio preferito.
quello dell'intro che scrive Diario su Polanchiano, quindi faccio queste cose, sclavi che in realtà. Per quanto riguarda te? Io sono un po' di parte perché stasera nella zona di Manca abbiamo tra noi un ospite di questo personaggio, però ci sono molto legato che è il Castello della Paura da Minnero. Ah, fantastico, fantastico. Questa è la prima doppia storia di Dylan. È l'assassino, il maggiordomo. Fantastico, si può spoilerare. Spoiler, c'è cioè, un campione di spoiler. Il buon Desmond. Esatto. Con questo io ringrazio Marco per la vostra disponibilità. Vi invitiamo a godervi questa manifestazione. 10-11 di luglio non sarà sicuramente l'ultima, anzi ne avrete delle belle, insieme sempre ad un indagatore dell'Inca, qui a Castiglione dei Pecori, del Transiti Comics. Vi aspettiamo, grazie, a presto. City Comics Dylan Dog, ho avuto la fortuna di incontrare Gian e Jeremias, quindi sento un buonissimo odore di zombie, o sbaglio? Ti sbagli, marcio è... quel marcio si sente, c'è niente da fare. Un anticipino sul programma che ci sarà questa sera, sulla notte d'orrore, un assalto a tutti gli effetti? O chissà? È completamente diverso da quello che facciamo durante le walk. Posso anticipare che ci sarà una cerimonia, che sarà... completa, non completa, chi lo sa, una cerimonia. Come vi trovate qua con lo staff appunto del Crime City Comics a Castiglione dei Pepoli? Esattamente come l'anno scorso, in piena amicizia, molto cuore, moltissima passione e posso permettermi di dire ragazzi siete grandi veramente, secondo anno bravi, ancora meglio, bravi e grazie di averci confermato. E il vostro numero preferito, il personaggio preferito di Landoghiano? Johnny Fleck, in assoluto. Il proprio l'album, il numero, piango ogni volta che lo leggo. Allora non mancate questa sera al Crime City Comics per una festa in stile zombie. Grazie a Gianna e grazie a Jeremia. Grazie Fabrizio. Abbiamo incontrato questo volto abbastanza noto nell'universo di Bloody Cult, che tuttavia è in borghese, sito in Castiglione dei Pepoli. Lei cosa ci fa qui? Ma lei lo conosce, Dylan Dog? Quindi lei vuol farci credere che conosce l'indagatore dell'incubo in Craven Road numero 7? E lei è stato invitato personalmente dallo staff al Crime City Comics, terza edizione? E come si sente in borghese? La lasciamo proseguire nei suoi pensieri funesti.
guardo gli asini che volano nel cielo, vanno in pattere sulle nuvole, si divertono a fare i cigni nel ruscello, bianco come il piastro, vanno i treni sopra il mare, tutto blu, e le gondole bianche sbocciano nel crepuscolo sulle canne dei bambù. Do 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 do.